Il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Blasioli, ha presentato un'interrogazione al nuovo assessore Nicoletta Verì relativamente al mancato rimborso ai pazienti del costo dei farmaci a base di cannabis. Noi ci siamo occupati con un'interpellanza oggi di cannabis terapeutica, cioè la cannabis utilizzata per quelle patologie già previste da un tavolo tecnico scientifico nel 2015, in un decreto commissariale del 2016 e nella legge regionale abruzzese del 2014. Cioè ci sono differenze di trattamento sanitario in Abruzzo, laddove per alcune province, per esempio parliamo della ASL dell'Aquila, il trattamento cannabinoide viene rimborsato dal servizio sanitario regionale, in altre, come per esempio nella provincia di Pescara, questo non avviene. Parliamo di trattamenti che mensilmente possono andare tra i 100 e i 200, 200 euro. E parliamo anche di famiglie indigenti che nella maggior parte dei casi, pur avendo un maggiore beneficio dalla cannabis, fanno ricorso agli oppioidi che sono invece rimborsati e che però sono più nocivi, diciamo, per lo stato mentale delle persone. Ecco perché noi chiediamo che venga risolto questo problema burocratico, che ci sia una sanità uguale per tutte in tutta la regione Abruzzo e che soprattutto di questa burocrazia non ne risentano le persone più indigenti.